Ciao a tutti, sono Daniele Milano, benvenuti su 4Running Magazine. Siamo oggi a Cervinia, siamo allo Scialettuale, un ristorante a 2600 metri sul livello del mare. Quindi anche oggi parleremo di trail insieme a Reebok, All Terrain Super 3.0, quindi una scarpa, vedete già da sola, specifica, insieme a Loris Favarin, che nel video vedete ha testato direttamente la calzatura. La calzatura nel complesso ci è piaciuta, innanzitutto per l'aggressività della suola, una suola non troppo rigida, quindi una gomma piuttosto morbida che ben si adatta ad ogni tipo di terreno, da quello più umido a quello più asciutto e soprattutto con tanto grip nella parte anteriore. Una scarpa che, a scapito magari del massimo sostegno che potrebbe garantire, è estremamente flessibile sia nella parte anteriore che torsionalmente, ok? Quindi chi vuole un feeling minimale con il terreno, con la All Terrain sicuramente trova la scarpa adatta. Molto ben costruita, tutta la parte anteriore della tomaia è assolutamente seamless, quindi non ci sono cuciture, non ci sono fili, è vulcan la gomma, del toe cap è vulcanizzata, quindi per una maggior protezione delle dita. E una cosa assolutamente interessante, la linguetta e la tomaia sono un tutt'uno. Difatti, come potete vedere nella parte anteriore, nella parte esterna la linguetta è una continuazione della tomaia e va poi invece a liberarsi dall'altra parte per avere un alleggiamento del piede perfetto. Mi è piaciuta molto la lacciatura perché comunque è doppia, quindi uno può personalizzarla a seconda di come ha il collo del piede, più alto o più basso, e il laccio è il tipico laccio da trail, quindi comunque un laccio ruvido che una volta stretto non si smolla più. Per quanto riguarda l'interno, devo dire, la scarpa è comoda, come ripeto, una scarpa minimale, e anche nella parte posteriore, quindi della conchiglia, sicuramente il piede trova un alloggiamento molto facile, ma nello stesso tempo molto libero. Quindi trovate il numero giusto che fa per voi e avrete di questa scarpa di avvolgere al piede come un guanto. Con questo è tutto, ci troverete in edicola il 25 di settembre con Reebok All Terrain Super 3.0, Loris Framarin, che è il nostro tester d'eccezione per questa puntata. Ci rivediamo a settembre. Ciao da Daniele Milano e da 4Running Magazine.